questo video vi presento una bella signorina che mi dice la festa qua oggi come si chiama? Alpeggio aperti. Che sarebbe? Alpeggio aperti. Alpeggio aperti. Ripeti un po' perché per gli italiani che ci seguono, da tutto il mondo. Alpeggio aperti. No, ma in... Alpeggio aperti. Che bellissimo. Che da noi sarebbe... niente, non so tradurlo giusto, me lo studio. Adesso vado a vedere gli alpini che fanno la polenta. Guardate qua che organizzazione. Ormai mi conoscono tutti. Guarda chi c'è. Allora! Sei guarito? Ciao! Sono guarito, sì. Oh sì, Marco! Allora, vediamo qua, hanno già l'acqua che starà bollendo. Marco, spiegami che cosa, dai, come funziona qua la storia polenta? La storia polenta è gli alpini fanno la polenta e poi dopo danno il vino. Boh, e qua adesso hanno messo a bollire l'acqua? Adesso hanno messo a bollire l'acqua, poi mettiamo il sale. Oh là là. 4 6 ce ne. 6? Però adesso. Ma quante persone sono previste? 500-600. Ah, ben, bella festa. Che arrivano tutti. Se non muore nessuno per strada. Come le chiamate qua le pentole, i pentoloni? Le caudere. Caudere? Caudere. Non niente le bruse. Ognuno ha il suo compito. Travaglia Max! Ciao! Magari un po' lì. Non è meno, 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 non è me
Ma che spettacolo, le mie mule in libertà non si allontanano, riesco a controllarle un po' da tutte le parti in questa zona. Pioggia mi sta cercando, non mi può abbandonare, altro che scappare, mi ha resa grinare che scappare. Eri anche a Cervinia, qui muli. Quando? Tanto dice le zone. No, 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 no. Là sono andato a recuperarmi Pioggia e Langra, erano già sul sentiero per Pila, vedevo già le case, i palazzi di Pila. Tutto normale, se non scappano in ogni posto che io faccio tappa, non sono Pioggia e Langra. Erano quasi a Pila. Vedevo già i palazzi. Vedevi già i palazzi, vedi? Il fuoco bisogna guardarlo, bisogna lasciare che... Ma il fuoco ci pensa Diego. Questa sarà la più bella. Se fa entro pian pian veloce. Quante fa entro pian pian veloce. Ma lo cazzo, sta più lo cazzo di sé. La prima posizione che mi ha insegnato nel mio. Sono arrivati due camminatori, chi siete voi? Che mi avete chiesto? Isidoro e Patrizia. Ma siete qua di Aosta? Sì, siamo qua. Le mule sono là dietro. Andiamo a vedere. Andava a vedere, passo a Masic. Ok, ciao. Ciao, ciao. Bravi, bravi. Chiedo, mi informo, e lui è l'esperto. Come si chiama questo strumento? Player. Serve accompagnare. Le spiegazioni dell'origine te lo dico dopo. Ok, ok. Thank you.
Abbiamo anche Gerbore Bruno, che gli ho scambiato due parole, lui lo fa per passione, insegna anche a scuola, a Osta, la scuola che mi dicevi. Scuola agraria, l'istituto agricolo regionale, e abbiamo tanti ragazzi che vogliono imparare a cucire. E portare avanti queste tradizioni. Perché molti hanno le mucche a casa, le bestie a casa, e se non altro si aggiustano le loro campane. Ma fai anche i campanacci o no? No, io faccio solo i collari. Solo i collari, che siano i mucche, di pecore, di capra, e poi qualche oggetto che serve sempre per l'allevamento. Dei tirizzacorna, dei correttori per i vitelli, sono tutte cose che servono per l'agricoltura antica, si può dire. Sì. Beh, come fare una collana, si chiama collare. Quanto tempo ci vuole a ricamarlo? Come partire da zero, nel senso iniziare da zero col grosso groppone e arrivare a piazzare la campana, all'incirca 4 ore e mezza, 5 ore ci metto a ricamarla tutta così. Sì, sì, quello, mettere i bottoni, allestirla, diciamo. Sì. E attaccargli anche la campana. E mi dicevi che il cuoio ha preso dei prezzi folli. Il cuoio ha preso dei prezzi abbastanza elevati, così bisogna cercare di risparmiare al massimo e cercare di non buttare niente. Quello che insegno anche a scuola, che devono tenersi le cose e cercare di non sprecare, perché costa. E da lì te la prepari già con i... Allora io me la preforo un po' di buchi prima. Con le fustelle a mano, me le buco con le fustelle a mano, così per far sì che il disegno venga più tranquillo, più preciso. Regolare, più regolare. Viene tutto bucato prima e poi gli passo in base al tipo di disegno e cucitura che ho scelto. Ok, adesso guardo un po' queste. Vabbè, lui non è di noi. C'è un correttore per corna, è che non sbaglio. Sì. Qui è regolabile.
gli fai fare un po' la curva che vuoi. Acuta, come abbiamo i prodotti dell'azienda Mecheri Malquit, abbiamo i freschi, la fontina, giusto? Voi ridete, ma venite a spiegarmi qualcosa, cosa vendete oggi qua? Cosa fate assaggiare? Vedi, mi guardi video, ma per me dici niente. Le tomette miste di capra e latte di mucca, la fontina di coquè, okay. C'è la fontina d'or, primo sale e ricotta. E ricotta, va bene. Che poi l'assaggiamo anche con la polenta, penso. Sì, c'è tutto con la polenta. Chi ha questa signora che non mi ricordo? Mi guardo sempre sugli affari, non mi conosco. Ah, mi guardo sempre sul telefono. Sei qua della zona? Sì, io sono del paese di Tiziana. E dov'è quel paese? Val d'Ayas. Ma mi sì che mi accorgo. Ah, non tu sei mai venuto in Val d'Ayas? Sì. No. Ora, adesso chiudo perché sono i video diventano troppo lunghi. La marmotta, no, se non sbaglio. Questa è la marmotta. Il gallo forcello, ok. Esatto. La volpe. Questa la conoscono tutti. Che mangia le galline. Questo? È la nocciolaia. Ah, che... Vedete che cosa mangia la nocciolaia? Ecco. Cos'è che mangia? I semi, i pinoli del pinocembro. Prima ne ho visto uno mangiato così. Sì, qua è pieno, qua sopra adesso volano tantissimo. Poi qua abbiamo una particolarità che ce n'è una albina, è bianca e gira proprio per di qua. Questo lo scoiattolo gira di pianta in pianta e loro sono i responsabili della disseminazione dei pinoli, perché loro le nascondono sotto terra, sotto i sassi, però non le mangiano tutte perché se le dimenticano. E quelli che non mangiano, lepre però in abito invernale, questa non è la lepre comune ma la lepre variabile, perché d'inverno diventa tutta bianca. Si mimetizza, poi questo qui lo conosciamo tutti. Lo scoiattolo. Quello sempre il gallo forcello, questo invece l'ermellino in abito invernale. Gli rimane solo la punta della coda nera. E questo invece è un cugino dell'ermellino, è la donnola. Fidanzata. E dietro invece abbiamo altri due animali particolari che troviamo qua in questo rione, su in alto, tra la becca di Nona Lemilius, su per andare a, sopra il rifugio Arbolle qua sopra, ed è la pernice bianca. Si trova anche su nella conca di Pila, nella zona del Quis, qui su, che si scia su qui. Ecco, se voi andate lì in primavera adesso, ma anche in inverno si vedono, nascoste, però ci sono tutte bianche e sono le pernici bianche. Un po' in questi ultimi tempi, quindi bisogna stare attenti, questi qua patiscono i cambiamenti climatici. Poi qua prima qualcuno mi ha detto se questo è bloccato, di solito scivola. Questa è l'agguato o gli attacca qui, o se no si deve rincorrere la praticamente. Spesso. Questo è un affare strano, un fungo che lei gioca con... è una pietra quella lì? Sì, è una pietra. E come si chiama? Il fiolet. E questo proprio si chiama fiolet. Questa invece è una leima fatta di legno. Questa di alluminio. E praticamente lo posi qua sulla pietra. Ok, fammi vedere. No, l'hanno rotto. Poi con la leima dai un piccolo colpo. La fai rimbalzare e devi colpirla. Ok. Vediamo se la colpisci bene una volta. Che botta, l'hai colpita più che bene. Bellissimo, grazie. Ma oggi becco anche il tasso vero. La marmotta lì che mi guarda. Non si spaventa per niente.
Ho trovato altri due favole, ma mi conoscono tutti. Di dove siete voi? Io sono di Sogne, qua in Valle d'Aosta. E ti? Tavagnasco. Tavagnasco, quindi Piemonte. Piemonte. Ah, boh, e ti Valdostano, eh? No, sì, no, Piemonte. E che gemellaggio, proprio alla grande. Ma le piemontese che chiedo. Ah, boh, boh. Già 25 anni su Simbalo. Ah, boh, boh. Ok, allora guardate ma che ti video. Sempre, sempre. Quando sì. Cale per giù che hai segnale, perché sì, sì è niente. Sì, sì. Ciao! Ciao, è la giornalista del Gazzetta Mattei. Allora, siamo al mattino alle 3:30, mangiamo le buche fino verso le 6:30 e poi Stefano è un po' emozionato, e tutti guarderanno poi il nostro video, non quello di José Matteo, come lei. Bravo. Le impressioni a caldo dell'intervista a Stefano. Bene? Ci mette sulla Rai, va bene. Quello di Sanremo questo. Signora, se vuoi parlare di qualcosa. Ho trovato questi due signori che giocano come me a fare video. Ciao! Ciao, ciao Dejo! Ci siamo scambiati gli indirizzi, te vuoi dire dove ti possono trovare sul allora, tuo canale? Intanto non hai YouTube. Facebook, TikTok, Ivana Cretier a spasso con Ivi. Nello specifico al Pajou Verde, quindi carne valdostana è meglio, perché oggi abbiamo degustato sì. Carne valdostana, anche la polenta, sì. Tanta roba, sì. Tanta roba. Buonissimo tutto. Ok, ripeti ancora il nome? Ivana Cretier, ed è stato un piacere incontrare Dejo e le sue due mule che sono qua sotto. Sono qua sotto al pascolo libere. Pioggia e l'angra. Angra è laggiù legata perché è un po' birbantella, mi porta via la sorella. Stamattina hanno preso il sentiero per Pila, sono andate quasi a Pila. Vabbè. Loro vogliono girare. Loro vogliono girare. Dove è finito il drone? Perso. Ti chiami te? Diciamo Greta 40. Ciao allora.
resistenza si deve capire. La festa sta volgendo al termine, la Proloco ha già caricato il pick up, il 4x4. E Gali danno in colpa. Pian pianino se ne stanno andando tutti.